Per il terzo anno i diritti sulla Formula 1 sono la conferma dell'impegno che Sky mette nel dare la massima copertura con la massima qualità per i suoi abbonati. E per parlare di questo nuovo Gran Premio che parte a marzo, è tornato a trovarci un gradito ritorno Carlo Vanzini. Ciao Carlo. Ciao. Questa volta accompagnato da un grande nome della scuderia Ferrari, Marc Genet. Ciao. Ciao. Te l'avevo promesso. Infatti, tante volte, eccolo qua. È vero, reale. Dillo che ti serviva un pilota per arrivare fino qui. Sì, perché mi ha ritirato la patente, quindi mi serviva un Oscar. Allora, benvenuti innanzitutto. Carlo, parliamo di questo Gran Premio, l'hai definita l'anno zero della Formula 1, perché ci sono tante novità. Sì, ci sono tante novità, poi da un punto di vista tecnico ho portato apposta Marc, perché Marc, così capisco anch'io quello che sta succedendo in questa nuova Formula 1. No, da un punto di vista della Formula 1 si riparte come tradizione da Melbourne, dall'Australia, e per me il primo Gran Premio è qualcosa sempre di fantastico, perché c'è un'atmosfera incredibile tra i piloti che si spiano, tra i tecnici, gli ingegneri, quelli che hanno disegnato le macchine, che vanno a spiare negli altri box per vedere se le altre macchine sono più belle. È qualcosa di particolare. Marc, mi hai detto che erano 20 anni che non vedevi tante rivoluzioni tecniche all'interno di un Gran Premio, insomma, nelle macchine. Che è successo? Sì, tante. Illuminaci. Soprattutto quasi tutte le modifiche o le evoluzioni sono fatte per aumentare lo spettacolo, per far sì che le macchine si sorpassino di più. Per cui secondo me i telespettatori vedranno delle gare, se possibile, perché l'anno scorso è stato già un anno molto molto emozionante, forse ancora di più. Novità, le gomme slick per esempio, l'aerodinamica che è molto diversa, che questo ti permette di seguire una macchina molto più vicino senza avere delle turbulenze che avevamo i piloti. Hai anche il KERS che ti permette di fare un sorpasso o avere strapotenza durante 6 secondi, hai anche un'ala anteriore mobile, tutte queste cose che non c'erano nel passato e tutte gestionate tanto dal pilota, per cui la strategia dal pilota sarà molto più importante quest'anno. Hai visto? Beh, preparatissimo, neanche fosse un pilota. Hai visto con le dita, lui schiaccia già i pulsanti, sta già guidando e lui fa così in cabina. Quando raccontiamo la gara, il Gran Premio, le qualifiche, le prove libere, lui veramente è in macchina con gli altri. È il nostro modo per cercare di portare chi ci segue, chi ci vede in pista con noi, lo diciamo sempre. Il nostro obiettivo è tirarvi via da quella poltrona e portarvi in aereo con noi, fare queste 24 ore leggere di volo per arrivare in Australia e vivere insieme il primo Gran Premio. E lui veramente ha portato il modo di vivere la corsa dall'abitacolo della macchina. E io mi ricordo un episodio velocissimo a Spa, dice: dov'è finito Hamilton? Stavano inquadrando tutt'altro. Io dico: cosa c'entra Hamilton? Perché lui aveva visto una bandierina gialla in basso che sventolava e siccome era appena passato Hamilton aveva capito che Hamilton era andato dritto. Pensate. Magia. Ma, insomma. Allora Carlo, ovviamente seguiremo le telecronache di Formula 1 su Sky Sport con voi, con tutta la squadra della Formula 1 di Sky, ma soprattutto anche grazie ai plus di Sky, quindi l'interattività per esempio. Beh sì, l'interattività è qualcosa di spettacolare perché dà la possibilità a chi è a casa di gestire da solo la regia del Gran Premio. Se vuole vivere la corsa così con la regia, quella che commentiamo noi, può farlo, ma può anche salire in macchina con i piloti della Ferrari, con un canale dedicato l'onboard delle due macchine, delle due Ferrari, oppure salire in macchina con tutti gli altri piloti della Formula 1, vedere il monitor dei tempi, che poi è il nostro strumento primo di lavoro, perché spesso Marc intuisce delle situazioni guardando solo il monitor del tempo, senza guardare la macchina. Sì, è vitale il monitor del tempo, secondo me non guardare ti cambia la gara, perché puoi capire quello sta migliorando un parziale o sta peggiorando o le gomme come funzionano, per cui lì veramente un vantaggio grande che hanno gli telespettatori. Ma il plus vero è Marc e Giorgio Piola con i suoi disegni, e lui ancora riesce veramente a farci vedere come sono fatte queste macchine di Formula 1 e le spiega a noi, a me per primo, come se dovesse spiegare a dei bambini, quindi tutti riusciamo veramente grazie a Giorgio a capire come sono fatte queste macchine. Ok, voi siete i plus umani che Sky ha appunto nella Formula 1, quindi l'appuntamento è con questo nuovo campionato di Formula 1 su Sky Sport con Marc Genet, Carlo Vanzini. Grazie.